che riconosco che però meriti di essere presentata qui da Portone. Però lo devo fare.
l'atteggiamento romantico in quanto mio marito, lo ringrazio materialmente, perché se non ci fosse stato lui, questo libro non sarebbe venuto fuori, perché io ci ho lavorato per Intervalla Italia, diciamo, e perché andavo di lavoro nelle scuole corrette, e tutto il lavoro di reimpaginazione, di correzione, di rivisitazione dei nuovi testi che ho fatto, eccetera, lo ha curato lui, e quindi lo devo ringraziare, non so dove sia, così non lo vedo. Dunque, i ringraziamenti credo di averli, quindi se questo è bene. E tra le cose che avevo pensato di dirvi, che dirò brevemente, perché non voglio continuare a commuovermi, che poi mi odio, e qui se c'è qualcuno di voi che vuole dire qualche cosa, vorrei lasciare spazio, vediamo che cosa che ho scritto, che vi dovevo dire. E, che cosa mi sono scritto? Mi sono scritto sì, che quando ho deciso di fare questa raccolta io avevo molto sottovalutato il lavoro, perché mi sono detto, tanto che lo dico già scritti, già fatto, credo che cose stanno tutti a posto linguisticamente, prendo la mia coscienza linguistica, se c'è un qualcosa che non va male, certamente lo colpisce, e quindi sto accorto, invece è stata una cosa molto stupida, perché è stata la mia pensare questo, perché in realtà la mia speranza è appunto per fare il sentito della lettura, e questo è stupido, perché io dico che invece io devo rileggere, selezionare, io dovuto farci solo un sacco di lavoro. Questo perché vi sto dicendo questa cosa, non perché sia importante il lavoro che io ho fatto, ma perché essere costretta a fare questa cosa mi ha indotta a leggere le mie stesse cose in maniera del tutto diversa rispetto a come io le ho scritte. Perché se sono venuti fuori, e sono venuti fuori nel momento in cui io scrivo un articolo sull'onda della curiosità o dell'emozione o dell'incavolatura o della necessità del momento, cioè la mia scrittura è sempre una scrittura contestualizzata. E poi dopo io non è che me lo ricordo così l'articolo, me lo chiedo, qualcuno me lo chiede, io me lo devo mandare. Leggere tutto quello che ho scritto in questi anni, dall'esterno e tutto una volta, ovviamente mi ha dato, sia stato che a prendere che la scrittura è diversa rispetto a quello con cui mi ero raccontata quel singolo articolo. Quindi intanto sono cambiate le chiavi di lettura con cui io li ho portati, non sono uniti per ordine di tempo, per ordine cronologico, sono uniti in base a chiavi di lettura tematiche problematiche, e già questo mi
Yeah.
noi vogliamo seguire la tua volontà. E se l'obiettivo primario di mettere un preside, di mettere un insegnante che collabora col preside, è quello di avere l'amicizia e l'approvazione del provveditore, l'amicizia e l'approvazione del direttore regionale, l'amicizia e l'approvazione dell'assessore del dettaglio, l'amicizia e l'approvazione e così via di seguito, per i miei significa che non vi costruirete più. Perché se stai dietro a quell'assessore, quel provveditore, quel direttore regionale, poi non sarebbe altro che correre dietro a progetti che vi allettano perché vi danno soldi, soldi poi, perché vi danno qualche briciola, e dietro ai soldi che vi danno non vi rendete conto che voi non selezionate e fate cose che alla fine non vi rimane niente di più. Ora non significa che non significa che dovete imparare a selezionare. Se non sapete selezionare e se non sapete andare contro corrente, non dite che volete possono dirvi perché non è quello. Occorre fare delle scelte. Se volete fare delle scelte, allora, come diceva Carmen, e tu ce l'hai scritto in questo pezzetto, diceva Carmen delle cose che mi hanno ricordato, le cose che mi hanno scritto io, certo che mi viene la paura, io che sto nelle scuole, gianciando di competenze, di valutazione di competenze, e non so se sapete qual è, eppure sono felice di trovare insegnanti, non trovo insegnanti, mi trovo spesso insegnanti che vogliono, per dire che vogliono interpretare
però il fatto che lui sia sempre interessato e che sia sempre di didattica, forse la facoltà con interesse anche con tecnologie di però non come strumento di come strumento di formazione reale, viste come strumento di formazione reale. E volevo dire una cosa, mi sono dimenticata. Vabbè. Sì, qui c'è scritto questo, cioè i tempi dipende dalla mia esperienza tecnologica, però forse dipende anche dal fatto che mi interessa più il pensiero critico che tutti i cose che voi avete detto, cioè la tecnologia è strumento contenuto insieme, non è solo strumento in realtà, però può essere analizzata e diventare importante se c'è la sensibilità metodologica didattica e culturale, altrimenti non serve a nulla e rischia di portare delle negatività che ci sono. Riesce a fare quelle cose, ma quelle cose non dipendono dalla competenza
un'altra persona. Ma quest'altra persona non può essere una persona che saltella da una parte all'altra, che fa parte di uno spazio dell'altro. Deve essere una persona con la quale garantire competenze forti, non pseudo competenze arrangiate. Allora, io che cosa devo dire? Non mi ricordo come dovevo concludere, se c'era una conclusione in questo discorso qua. Voglio dire solamente, sì, voglio dire questa cosa, credo devo che ha detto da e che dentro di me è forte. Quando concludo con quello che ho detto, quando io dirigevo la scuola che dirigevo, mi riferivo soprattutto agli ultimi anni, no? Quando ero già in bellissima, anche per le bellissime di bellissimi anni, ovviamente. Sapete che cosa accadevano come strada in città? Accadevano cose strane. Accadeva che quando le persone chiedevano trasferimento nella mia scuola, accadeva che qualcuno, in qualche sindacato, dicesse questa parola. Aggiungendo questo, ma direi sì, qualcuno mi dice sì, aggiungendo, guarda che quella ti fa lavorare anche a settembre, sai? Allora, signori, è vero, io gli chiedevo di lavorare anche a settembre, pensate un po', gli chiedevo di lavorare a settembre, sto parlando di 15 anni fa. Ora, accadeva però una cosa, sì, qui c'è qualcuno che ricorderà, uno magari lo sta dicendo, sento, per qualche cosa, mi domandavano, ma se quest'anno sotto gli ombrelloni non ci può fare niente, perché io gli insegnavo i compiti di riflessione che dovevano fare in corso d'estate. Lasciamo perdere questa faccenda. Il discorso è questo, che quando gli insegnanti che arrivavano a perdere nella mia scuola, scusate, posso raccontare una cosa piccolissima che mi sono venuta in mente in questo momento, ero nella scuola di Sante. Aspettavamo un insegnante nominato, che venisse nominata dal provveditorato, e aspettavamo che sacasse delle lettere con molta ansia. A un certo punto era lui, sentiamo bussare alla porta e ci precipitiamo, io dalla presidenza e il direttore amministrativo, che allora si chiamava volgarmente segretario, e dall'ufficio di segreteria, ci precipitiamo tutti e due, e tutti e due facciamo col dito puntato, insegnante di lettere, si fa lei ed entra con la legge sospetta, si avvicina, si guarda intorno, e poi, senza averci chiesto chi eravamo, e poi, me lo sono ricordato mentre lo raccontavo, non avevo finito. Voglio dirvi una cosa, no, c'era un senso in questo episodio raccontato. Voglio dirvi questo, che arrivavano col terrore, però guarda caso, non chiedevano trasferimento. Questo secondo me significa una cosa molto profonda. Significa che molti insegnanti, hanno voglia di lavorare e di fare quello che viene loro chiesto, però hanno bisogno di due cose, che siano chiesti, indirizzati e non mandati allo sbaglio, e soprattutto di sentire il senso di quello che fanno, perché se non c'è un clima di senso nel culturale, nel pedagogico, non nel prendersi il cappello, che quello lo sappiamo fare tutti, allora l'insegnante è contento. Se l'insegnante è contento pure il tempo. Se l'insegnante non è contento con viceversa, allora perché viene? Non ci lasciamo, uomo perché per quello che sia, quindi ragione da riprendere che per tutto quello che si chiama, non può essere la comunanza, è il senso della cosa, la comunanza del mondo, la testa, il collegio dei docenti è fondamentale e può
lascio la parola se volete chiedere cose.